Allora, salve ragazzi, vediamo un attimo il teorema di Lagrange e la sua dimostrazione. Allora, intanto partiamo immediatamente dalle ipotesi, sia f di x da valori a b a valori in R. Quindi la f di x è questa funzione in rosso, da valori a b a valori in R. La f di x deve essere continua nel compatto, quindi nel chiuso a b, e f di x deve essere derivabile ovviamente per ogni x appartenente invece all'aperto a b. Ricordate, continua nel chiuso a B, derivabile nell'aperto a B. Queste sono le ipotesi. Quindi tesi, esisterà un punto C appartenente all'intervallo a B, aperto, tale che F' di C uguale F di B meno F di A fratto B meno A. Allora, e questa è la tesi. Diamo subito un'occhiata alla grafica e poi vediamo per vie generali cosa stiamo dicendo. Allora, dire che f' di c è uguale a questa quantità significa, vedete, allora questa è la funzione in rosso, questa è la tangente. F' di c ovviamente che cos'è? La derivata, cioè è il coefficiente angolare della tangente alla funzione. Quindi f' di c è uguale a quest'altro angolo che è dato dal rapporto incrementale f di b meno f di a fratto b meno a, dove f di b meno f di a sarebbe questo, il delta y fratto il delta x. Effettivamente si tratta di due rette, come vedete, parallele, che hanno gli stessi coefficienti angolari. Questo giusto per memorizzare un attimino, dopo aver capito ovviamente questa uguaglianza. Allora, ragazzi, prima della dimostrazione partiamo da questa retta in verde. È una retta che passa per due punti, punto A e punto B. Il punto A, vedete, di coordinate A ed F di A, il punto B di coordinate B ed F di B. Sappiamo che la retta che passa per due punti è a equazione y meno F di A fratto F di B meno F di A uguale a x meno A fratto B meno A. Quindi andate eventualmente a rivedere geometria analitica la retta che passa per due punti. Quindi, cosa faccio? Uso un po' di formule inverse, f di b meno f di a al denominatore lo porto dall'altra parte al numeratore, quindi diventa una costante moltiplicativa, quindi avrò f di b meno f di a che moltiplica x meno a fratto b meno a. Ancora, y sarà uguale, il meno f di a lo porto all'altro membro, sarà f di a più questa quantità. Ovviamente questa y, per non confonderla con la f di x che è questa, la chiamo g di x. Vedete, questa retta in verde l'ho chiamata g di x. Quindi g di x posso dire che è uguale a tutta questa quantità. Detto questo, passiamo alla dimostrazione. Allora, per dimostrare la tesi, perché ovviamente si dimostra la tesi servendosi delle ipotesi, considero la funzione g di x, questa, la retta in verde, che è questa quantità, che abbiamo già visto prima. Vado a considerare poi una funzione ausiliaria che chiamo h di x. Questa funzione ausiliaria è data da f di x meno g di x. Qual è la caratteristica della funzione ausiliaria? Che la funzione ausiliaria, in quanto somma di funzioni continue, è continua, e la funzione ausiliaria, in quanto somma di funzioni derivabili, è derivabile. E quindi, cosa rappresenta graficamente questa funzione ausiliare che è data da f di x meno g di x? Rappresenta la differenza appunto tra la funzione in rosso e quella in verde, ed è h di x rappresentata numericamente dal valore di questi segmenti che mi danno proprio la differenza tra la f di x e la funzione in verde, la retta. E cosa noto? Che nel punto A e nel punto B questa differenza vale 0 in questi due punti. Quindi cosa posso dire? Che h di A è uguale ad h di B, proprio perché vale 0, sono uguali. Allora, per il teorema di Rollo, siccome no, che ho richiamato qua a fianco, esisterà un punto C appartenente all'aperto a B, tale che h' di C è uguale a 0. In effetti Rollo cosa dice? Che se ho una funzione dove h di A è uguale ad h di b, allora esisterà un punto c appartenente all'intervallo aperto a b, tale che h' di c è uguale a 0. In effetti, come ben vedete, il coefficiente angolare di questa retta è uguale al coefficiente di questa retta che passa per i punti a e b, come in questo caso. Cioè, il teorema di Lagrange è come se fosse il teorema di Rollo, però la funzione è leggermente inclinata. È chiaro? Allora, detto questo, cosa vado a fare? Allora, vado a trovarmi h' di c. H' di c
dove la X sostituisco C perché adesso sto facendo riferimento, no, al teorema di Rollo, dato che l'ho tirato in causa, H' di C sarà uguale a F' di C meno G' di C. Ossia, H' di C uguale a F' di C. Vediamo chi è G' di C. Beh, devo fare la derivata di questa funzione nel punto C, quindi alla X sostituisco C. Allora, la derivata di f di a, f di a è una costante, perché la funzione è calcolata nel punto A, ed è 0. La derivata di questa quantità, ovviamente la derivata di x è 1, di a è 0, quindi mi rimane 1, che moltiplico, questa è una costante moltiplicativa, rimane, quindi mi rimane semplicemente f di b meno f di a fratto b meno a. Però abbiamo detto che h' di c è uguale a 0, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto per il teorema di Rolle. Allora, se h' di c è uguale a 0, questa quantità, ossia f' di c meno f di b meno f di a fratto b meno a, è uguale a 0. Ovviamente portando questo termine al secondo membro, cambio il segno e quindi avrò f' di c uguale a f di b meno f di a fratto b meno a, proprio come volevasi dimostrare, come infatti la tesi asseriva. Quindi, questo è il teorema di Lagrange e al prossimo video vedremo un esercizio classico, diciamo, sul teorema di Lagrange. Grazie e alla prossima.